Esplorazioni spaziali, questo è il titolo della mostra che ospitiamo qui all'Istituto. Alle mie spalle c'è uno dei quattro Fontana che ospitiamo e che in qualche modo già spiega un po' questo titolo, cioè l'arte che comincia negli anni 50 e 60 a forzare i limiti della tela, cioè la tela è qualcosa a due dimensioni. Fontana è uno dei primi che decide che le dimensioni possono essere tre, che fora le tele, che taglia le tele, che in qualche modo allarga lo spazio. Negli anni 60, questa è la sala dove siamo, questa sua capacità, questo è un bellissimo pezzo, oltretutto in metallo, proprio per dare questo rapporto, diciamo, fra pittura e anche scultura, questo suo approccio si incontra con le avanguardie di quegli anni e con tutti coloro che da Castellani a Bonalumi a Manzoni forzano lo spazio attraverso le estroflessioni, l'uso di materiali diversi, la costruzione di opere d'arte che non sono appunto più strettamente ed esclusivamente pittoriche, anche se spesso mantengono una dimensione anche pittorica. Qui siamo nella sala che appunto ospita gli anni 60, nella sala di sotto che invece è dedicata agli anni 50, questa dimensione della pittura rimane ancora centrale anche nelle stesse tele di Fontana, ma già con questa forzatura dello spazio nel senso dell'allargamento delle dimensioni dell'arte.